Quando vuoi. È notizia di 3 settimane, anche in Bulgaria è esploso il calcio scommesse, sono state arrestate 13 persone, tra cui calciatori di squadre di Serie A, e questo anche grazie alle segnalazioni della società Sky Sport 365. Presa diretta, faremo la prima inchiesta televisiva vera, cioè non finta, sul calcio scommesse. Prima serata, un lavoro straordinario fatto dai nostri colleghi Alessandro Macina e Federico Ruffo, che hanno lavorato per 3 mesi. Ricostruiamo tutto l'asse criminale che aveva in mano il calcio italiano e che arriva fino a Singapore, al punto che anch'io, che non la sapevo, conoscevo questa storia, ma man mano che i colleghi me ne parlavano e dopo che l'ho montata, insomma, quando Monti aveva detto forse conveniva stopparlo per un anno il campionato italiano, non aveva tutti i torti. Da dove è iniziato con il racconto, Domenica? Domenica invece cominciamo con Ladri di Partito, una puntata speciale che comincia alle 9:30 e finisce a mezzanotte, e dove racconteremo i casi più eclatanti del 2012 di appropriazione indebita da parte dei partiti. Cominciamo naturalmente con l'ultimo scandalo, quello dei 62 consiglieri regionali di PDL e Lega della regione Lombardia. Passeremo attraverso il caso Belsito, un'inchiesta lunga, forse la prima vera inchiesta televisiva che ricostruisce anche il curriculum di questa persona, perché pochi si sono domandati, ci si è fermati un po' al giorno delle ramazze, no? Ma pochi si sono domandati come ha fatto un uomo che non c'aveva curriculum zero, nessuna laurea, il diploma se l'è comprato a fratta maggiore, a diventare in poco meno di 7 anni, da autista di Biondi, a vicepresidente di Fincantieri, nonché tesoriere del quarto partito italiano. Sapete che c'è una parte dell'inchiesta su Belsito di cui si è parlato poco, ma sul quale saremo in grado di fare qualche rivelazione, che sui rapporti tra Belsito e l'Andrangheta. Sono rapporti, vi dico subito, non di 2 anni fa, ma diciamo che hanno a che fare proprio all'inizio della carriera di Belsito, no? Quindi ci domanderemo anche questo, se per caso questi rapporti che Belsito ha avuto con uomini vicino all'Andrangheta hanno contato in questa strepitosa carriera che Belsito ha fatto. Poi affronteremo il caso Lusi, naturalmente adesso è notizia di poche settimane fa, c'è stato finalmente il rinvio a giudizio, questo è molto importante perché vuol dire che la procura nello spazio di un anno ha costruito le prove per mandare a processo Lusi, e poi Fiorito, Maruccio e i tanti sprechi che ci sono dei rimborsi elettorali. Perché l'abbiamo fatto? Perché siamo all'inizio della campagna elettorale, vogliamo segnalare a tutti i partiti, chiunque vinca, che sta roba qui gli italiani non la vogliono più sentire, i lecca lecca ripagati, gli iPad, quei soldi della politica, sono cose che non hanno a che fare con quattro marivoli, no? Sono cose di sistema.